Edoardo Zaccarelli, difensore del Volpiano. Avete vinto oggi una partita importante 1-0 con la Rivarolese, anche perché soprattutto nella ripresa loro vi hanno messo piuttosto in difficoltà. Sì, è stata una bella partita. Noi siamo partiti bene il primo tempo, creando i primi 20 minuti, mezz'ora, 4-5 palle gol importanti. Ne abbiamo sfruttata soltanto una, che ci ha portato in vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo avuto un piccolo calo, però direi che abbiamo amministrato bene la partita e abbiamo portato a casa questi 3 punti che per noi sono fondamentali, perché noi interessa vincere il più in fretta possibile questo campionato. Avete, come sempre, anche mostrato delle giocate molto belle, soprattutto nel primo tempo. Siete riusciti a dare alla partita mezz'ora di grandissimo ritmo. Sicuramente le qualità in campo dei singoli nella nostra squadra sono importanti. Ci sono delle qualità, Andreotti, Amoruso, Santoro, Parente in mezzo al campo, che ogni palla nei piedi possono inventare la giocata determinante in qualsiasi momento. E così è stato nella prima mezz'ora. Secondo tempo, un po' di stanchezza, un po' il sintetico dove non siamo abituati a giocare. Loro ci hanno messo un po' sotto, però direi che abbiamo amministrato bene il risultato, finendo appunto, come ho già detto prima, con i 3 punti in tasca, che è la cosa più importante di tutte, ecco. Adesso c'è una giornata in meno, quindi il traguardo è sempre più vicino. Sì, il traguardo è sempre più vicino, ma non ci montiamo la testa, bisogna rimanere concentrati e, come si dice nel nostro gergo, sempre sul pezzo, perché finché la matematica non ti dà la certezza di aver vinto il campionato non bisogna mai mollare. Il campionato italiano insegna come si possono perdere campionati anche alle ultime 5 partite o alle ultime 6 partite, ecco, quindi bisogna stare concentrati fino alla matematica certezza, poi dopo festeggeremo tutti insieme se sarà di festeggiare, ecco.